uno riconoscesse in tempo la figura. Qualora uno riconoscesse in tempo la figura, no? Della persona. La domanda è a uno di all'avvocato. Probabilmente. Ah, okay. Cioè, qual è lo strumento, cioè qualora uno riconoscesse in anticipo, no? La figura di un eventuale aggressore o di un eventuale uomo che possa avere alcune problematiche, spesso non accettano il rifiuto. Non accettano il rifiuto e comunque risulta piuttosto difficoltoso poi dimostrare o anche avanzare una denuncia, perché poi da quello che può essere un complimento, cioè un disprezzo, una parola dispregiativa, cioè comunque è da lì che parte tutto, no? Per poi evitare di cadere nella famosa trappola. Però qual è? Cioè, proprio secondo me manca un tassello, no? Dal riconoscimento del soggetto al fatto grave, che poi, dove poi subentra l'avvocato, subentra il giudice, subentra, ma siamo già dopo un matrimonio, o comunque, cioè non lo so, però... Cioè qual è il momento in cui uno deve fuggire? No, è non solo il momento, cioè in che modo? In che modo? Allora, provo a risponderti. Innanzitutto l'educazione proprio delle donne parte dal principio tolleranza zero. Tolleranza zero vuol dire che la gelosia ossessiva non è amore, il controllo non è amore, un insulto non è amore, è un atto violento. Riconoscerlo, una volta che lo si è riconosciuto, ci sono le denunce. Se è vero che una denuncia per minaccia, per diffamazione, o per la distruzione di un oggetto personale, penso a un telefonino spaccato, eccetera, tre denunce di questo genere che non portano a nulla e che si verificano perché non si verifica, questi personaggi hanno il periodo, no, ho capito la domanda e ti sto rispondendo, hanno un periodo breve di luna di miele, le fessure della maschera si vedono abbastanza presto, si vedono presto. Esatto. Secondo me si riconoscono proprio prima dagli atteggiamenti, no? E spesso sono così tanto intelligenti che è difficilissimo doverglielo dimostrare, o comunque, cioè, o uno ha un occhio così attento, perché già c'ha avuto un'esperienza, o fondamentalmente dovrebbe passare anche inosservato, o fondamentalmente passi per lo psicopatico di turno che poi si inverte il ruolo. Assolutamente. Il loro gioco. Voglio entrare nel campo degli psicologi e degli psichiatri, il loro gioco è quello di girare la frittata, e quindi non è tanto importante che lui si convinca che sta sbagliando, ma se la persona è certa che ha di fronte un violento, anche se lo maschera con amore e attenzione, si allontana, e questo nelle prime fasi del rapporto. È quello che stavo dicendo io, che molto spesso la donna arriva a denunciare tardi anche per sfiducia nelle autorità o nelle istituzioni. Però a questo proposito voglio dire, forse non lo si sa abbastanza, che denunce per fatti minimi che non portano assolutamente a nulla, però consentono di formulare al secondo, terzo atto, denunciato o meno, ma compreso dalla vittima, di articolare una denuncia per il reato di stalking, che prevede l'arresto immediato dell'autore, prevede degli ordini di protezione, oltre all'ammonimento che viene prima della denuncia. Il problema è che l'80% delle donne che subisce atti persecutori non si rivolge proprio alle autorità. Il 60%, sono i dati Istat, delle donne che invece si rivolgono all'autorità non denunciano. È questo anche il dramma, perché quasi tutti gli autori di femminicidio sono stati degli stalker. Non tutti gli stalker diventano assassini,
certo è che fanno molto del male. Gli atteggiamenti si capiscono se si ha la fortuna di avere l'informazione giusta o comunque di tollerare zero certi, anche se non si riconosce quel soggetto come psicopatico, ma come una persona che fa del male e si comporta male, quindi se ha tolleranza zero si chiude la storia, se insiste ci sono le denunce. C'è bisogno di reagire prima. Beh, evidente, se la storia non è iniziata, si è... Ne ho riconosciuto uno prima, l'ho fermato in tempo, ma non so per quanto tempo riuscirò a fermarlo. Questo è il problema, che poi sono così tanto abili che comunque stai sempre sulla soglia del pericolo. È questo il punto, che per quanto brava uno possa essere, poi alla fine... Però mi sembra di capire appunto che la donna ha una grande parte di responsabilità. Se viene bloccato prima qualsiasi il signore o anche vuole, no, se insomma ci sono degli step, bisogna riconoscerli e bloccare tutto subito. Io chiedo perché una donna viene calamitata da